Buongiorno e benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video challenge Degustabox. Abbiamo spaccato insieme la Degustabox di settembre e oggi, quanti ne abbiamo? 27 settembre, facciamo la challenge. Siamo riusciti anche questo mese, come sempre. Io vi voglio sempre dire che non ci collaboro con Degustabox. Nell'infobox troverete un link non affiliato, dove cliccando potete ricevere la vostra prima box scontata. Invece di pagarla 15-16 euro, la pagherete solo 9,99 euro, comprese di spese di spedizione. Quindi, ovviamente, poi dal momento in cui voi effettuate tramite il mio link, io ricevo 50 punti. Ma quando voi effettuate l'ordine, vi arriva anche a voi un codice e un link personalizzato da dare ad amici e parenti, così loro risparmiano e voi accumulate punti. Ok, allora, cosa è uscito questo mese? Kinder Cereali, li ho sempre voluti provare, ma non l'ho mai provato. Ovviamente questo sono nuovi, erano uscite nelle, se sbaglio non erano proprio queste, erano tipo delle barrette, adesso non ricordo, però non l'ho mai provato, tra una cosa e l'altra non l'ho mai provato. Biscotte 7 cereali cacao Kinder, sono all'interno 6 monoporzioni. È veramente la mini porzione. E poi come latte ho fatto questo latte della Polenghi Lombardo 100% italiano, parzialmente scremato. Aggiungo un altro po' di latte. Mettiamo bene il lattuccio. Buono, devo dire la verità, molto leggero rispetto al latte che utilizzo solitamente. È buono alla fine il latte. Ma passiamo al clou. Ah, ma dentro ce ne sono 4. Ah no, ok, è un biscottone. Ok, sono così. Vi faccio vedere. Andiamo. No, vabbè, che buone. Il sapore, sapete cosa mi ricorda? Il biscotto, però quello là agli abbracci, la metà marrone, solo che questo biscotto è molto più friabile, molto più croccante, però il sapore è simile. Sono buoni ma non sono buonissimissimissimi. Ho fatto un macello. Io finisco di bere il mio latte e caffè, tutto sommato alla fine sono buone. Non mi aspettavo niente di particolare, anche perché leggendo biscotti 7 cereali, cacao, non ti aspetti niente di eclatante, però sono buonissimi. E noi ci vediamo dopo direttamente con il pranzo. Eccoci qua con il pranzo. Sapete ormai cosa ne penso io di questi prodotti, sono un po' contro. Allora, oggi devo provare cup noodles soba teriyaki, quindi penso che ci sia, cioè all'interno c'era la, tipo penso che sia olio e salsa di soia. Non ho le bacchette, quindi prendiamo una forchettina abbastanza particolare con le verdure. Non ho messo tutta la buccina perché sapete che a me non mi fa impazzire la salsa di soia. A me non piacciono i sapori forti, un po' di pelle d'oca. Non piacciono queste cose. La verdura dentro non mi piace. Tutto sommato alla fine sì, è buono, ma... è buono, però... non essendoci abituata a questi prodotti, a questo determinato alimento, non lo preferisco. Il sapore è buono, ma l'odore è troppo forte. Ci sono persone che li amano, però io no. Forse
come le avrei preferiti, senza aggiungerci la salsa di soia, perché poi la dovete aggiungere voi in una bustina a parte, io penso che sia salsa di soia, ma solo con un po' di olio, cioè secondo me è una bomba, veramente buoni. Questa salsa di soia io che non amo. Infatti sì, perché ci sono alcuni dove la salsa di soia non ha colpito. E sono buonissime. Allora, che dire, tutto sommato il pranzo è andato bene. Sono io che non sono un amante di questi prodotti, quindi vado sempre un po' così, oh? Però alla fine tutto sommato buono. Sicuramente non è un prodotto che riacquisterei, perché non entra proprio nelle mie esigenze, nei miei gusti, quindi no. Però comunque è un prodotto promosso e buono. E niente, quindi noi ci vediamo direttamente oggi pomeriggio. Eccoci qua con la merenda. Allora, ovviamente succo Santal, c'erano anche altri due, però io ho preso solo quello che mi serviva a me. Santal dolce di natura, asce, quindi arancia, carota e limone. Poi queste schiacciatine con gli arachidi, queste qui già le avevamo provate, però erano diverse, della Velarte. E poi dopo ci mangiamo come dolcetto la golia, le golie e jelly, con vitamina C ripieni con succo di frutta. Caramelle morbide e non vedo l'ora di provarle. Volevo provare insieme a voi le tigelle, no vabbè raga, la cannuccia di carta. Ero rimasta ancora quando erano ovviamente di plastica. Raga, che ricordi, ma che stranezza non bere comunque nella cannuccia di plastica. Che di carte, che ricordi? Ricordi di infanzia? Ok, proviamo queste qui. Comunque c'erano nella box anche le tigelle, ma ho preferito evitare, anche perché stasera, perché non si fosse perso solo l'unboxing, già so cosa andrò a mangiare. Però le tigelle domani sono intenzionata a fare un vlog e quindi proviamo tutto nel vlog. Le volevo provare insieme a voi, un pranzo diverso. Oddio, ma che strane, ma che buone! Gli arachidi si sentono tantissimo. Wow, che buone! Allora, ovviamente all'interno c'è il grano, infatti anche la forma si sono ispirate tantissimo. Allora, buonissima. Direi di provare queste qua. Madonna mia, secondo me. No, vabbè, ma che pucci pucci. Dio, che buona! No, vabbè, raga. No, raga, sono pazzesche. Mangiamo tutto il pacco per aiutare il mio sistema immunitario, vero? Non scherzavo. Oddio, raga, sono di una bontà, le dovete prendere, però questo non tira l'altro. Io adoro tutte le caramelle gommose, io le amo. Raga, aiuta il vostro sistema immunitario. Meravigliose. Bene, io super felice. Ci vediamo direttamente dopo con la super super cena. Non vedo l'ora. A dopo.
eccoci qua con la cena. Allora, voglio prima partire un attimo dal presupposto che qua è una cosa mangiarla sul posto e una cosa comunque farla a casa. Io non ho mai assaggiato la pinza originale, non l'ho mai assaggiata e spero un giorno di poterla assaggiare. Ovviamente la prima sarà quella che vi ho fatto vedere tutto, che ho portato tutto di là dai miei così la mangiavano anche loro calda. E ovviamente la prima ho voluto fare pomodoro e mozzarella, ma la seconda secondo me è una bomba. Quindi assaggiamo. Comunque è croccantissima. La caratteristica è che forse magari è più croccante. Infatti i bordi sono croccanti, però il centro è morbidissimo. Buonissima. Anche la qualità della farina, perché poi vi permette, comunque all'interno troverete anche il lievito della Molino Spadoni. Raga, buonissima. Ma che bontà. Di trovare sui mercati la farina, il preparato così da acquistarla proprio da chiusi. Non ho mai provato l'originale, ma questa è una bomba. Devo sfoggiare il mio bicchiere della Pavola omaggiato da McDonald's della Cozel Dark. Io sento dentro gusto di caffè. Va pure tutto. Oddio, qua buono. Spero di trovare nei supermercati. Croccante. Non sono una grande intenditrice di birre, però è buono. Aspetto il secondo gusto e ci vediamo tra pochissimo. Eccoci qua con l'ultima. Allora, praticamente è venuta molto più croccantina, anche perché comunque è stata cotta solo con semplice bianca con un filo d'olio. E sopra ci abbiamo messo la burrata e la mortadella con la granella di pistacchi. Essendo il secondo panetto è venuto ancora più sottile, però vabbè, è venuta molto più croccante. Ma buonissimo, anche se molto croccante, ma buonissimo. Nella mia vita sentimentale. Poi quando gli ingredienti sono freschi è sempre tutto più buono. Ok, anche la cena è andata, per questo motivo non ho voluto provare le tigelle, anche perché sapevo che comunque andavo a finire così questa sera.
Niente, ci vediamo direttamente domani mattina con la colazione. Che dire, vabbè, è inutile che mi soffermo, avete capito che è stata una bomba. Quindi niente, ci vediamo domani con la colazione. Buongiorno, eccoci qua con l'ultimo pasto di questa meravigliosa challenge che sarebbe la colazione. Ho fatto la tisana al finocchio, questa qui delle stagioni d'Italia, bio, infuso finocchio sgonfiante. Senza zucchero, senza dolce di vanillina, proprio stamattina, ah, ho bisogno di qualcosa di lieve, lieve. E voglio provare della Loacker Gran Pasticceria, biscotti con gocce di cioccolato fondente. Sapete che io amo i biscotti, sono un amante dei cookies, cioè a me mi fanno letteralmente impazzire, quindi questi. Ho altissime aspettative. A parte anche perché Loacker è un po' una garanzia, no? Non delude mai. No, sono tutti rotti. No, un po' mi ha... Wow, oggi ci stanno biscotti intatto. No. 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 Io come me li mangio? Buoni però. Me li aspettavo più croccanti. No, me li aspettavo molto più croccanti. Però sono buoni. Mi devo mangiare così. Non c'è un biscotto intero. Tutto sommato alla fine sono buoni. E nulla, io spero che anche questa challenge vi sia. Ah, non ho dato la recensione della tisana. Vabbè, raga, molto buona. Si sente il finocchio. Niente di particolare, cioè buonissima, sente il finocchio e è molto buona. Ok, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. Io ho cura di editare il video così che voi possiate vederlo già verso le 2. Quindi niente, io spero che questa challenge vi sia piaciuta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!